Al vaglio della Procura di Genova tutti gli atti sul passato del Ponte Morandi. Ancora nessun indagato, ma dai periti che analizzano le macerie arrivano i primi elementi utili per capire se abbiano ceduto per primi i tiranti oppure l'impalcato. Il moccone est va messo in sicurezza o abbattuto, avvertono i tecnici del Ministero. Il piano di autostrade non convince il governo. Per Conte l'offerta è insufficiente. In corso il CDA di Atlantia. Sul futuro di Autostrade spunta l'ipotesi di un ingresso di Cassa Depositi e Prestiti come principale azionista, ma il dibattito sulla nazionalizzazione si allarga ad altri settori. Per il sottosegretario 5 Stelle Buffagni occorre rivedere anche le concessioni per energia e telecomunicazioni. Frenano Lega e Forza Italia. Lo Stato deve essere solo regolatore, dice Toti. Mentre per il PD serve un dibattito serio sulla salvaguardia dell'interesse generale. La procura di Agrigento indaga per illecito trattenimento sul caso della Diciotti, la nave della Guardia Costiera con 177 migranti isolata nel porto di Catania. Il ministro dell'Interno Salvini ha vietato lo sbarco fino a che l'Europa non accetterà di redistribuire le persone a bordo. Ma Malta replica, è l'Italia che non ha ancora rispettato i suoi precedenti impegni. Intanto i maltesi soccorrono un barcone con morti a bordo. Puntano sull'allerta meteo le indagini sulla tragedia delle gole del Raganello che ha provocato 10 morti e 11 feriti, tra cui una bimba ancora in gravi condizioni. Era un evento in qualche modo prevedibile, c'era un'allerta gialla, accusa il capo della protezione civile Borrelli, oggi in sopralluogo nella zona. La procura indaga contro ignoti per omicidio e lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. Trump riparte all'attacco sui dazi, annuncia tariffe del 25% sull'import di auto dall'Europa, senza però precisare da quando. Ma dalle aule giudiziarie arriva un duplice colpo al presidente americano. L'ex storico avvocato Cohen ha messo sotto giuramento di aver pagato una pornostar perché tacesse sulla relazione col tycoon, mentre Manafort, lo stratega della campagna elettorale, è stato condannato per frode e per evasione fiscale. Una buona giornata dal telegiornale della 7. Ripartiamo dunque dagli ultimi aggiornamenti che riguardano Genova. L'emergenza per quella città rimane al momento quel che resta del Ponte Morandi, quel che non è crollato, in particolare gli scricchioli di alcuni tronconi preoccupano e dunque il decorso sarà quello stabilito nelle ultime ore, la messa in sicurezza e poi lo smantellamento, perché a loro volta gli elementi che ancora sono in piedi rischiano di collassare e piombare giù su quel che resta delle case e degli sfollati. E poi naturalmente c'è l'inchiesta che procede, la procura che si muove, potrebbero arrivare le prime audizioni, così come il reperimento che continua degli elementi tra le macerie. Dicevamo, le prime audizioni che potrebbero toccare proprio i membri del comitato tecnico del Ministero. Un pezzo della carreggiata del Ponte Morandi è accasciato su un fianco nel greto del Polcevera, i blocchi del pilone 9 da smantellare, tutti elementi architettonici sequestrati e da analizzare. Sono le prove che aspettano di essere repertate dai periti della Procura di Genova, ma macerie da cui stanno arrivando le prime informazioni utili per capire cosa ha ceduto per prima, i tiranti diagonali che sorreggono il ponte o una delle mensole che sorreggono la carreggiata. La dinamica sembra già essere delineata dai magistrati attraverso i filmati acquisiti, le testimonianze oculari. La descrive bene Giuseppe Mancini, ingegnere di lungo corso al Politecnico di Torino e coordinatore della Commissione Interna di Autostrade, la prima voce a raccontare quello ricostruito finora. Sembrerebbe che sia caduta prima la campata tra la P9 e la P10, quella appoggiata in mezzo, e poi da lì sia partito tutto il resto. Perché sia caduta però per il momento non lo sappiamo. I magistrati genovesi aspettano gli esiti delle verifiche dei periti. Non ci sono per ora indagati, ma le carte ancora in corso di sequestro su tutto quello che riguarda la vita passata del Ponte Morandi avrebbero già evidenziato profili di incompatibilità nel doppio ruolo di Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva voluta dal ministro Toninelli, che indaga parallelamente agli inquirenti, ma anche presidente del comitato tecnico amministrativo ministeriale che a febbraio ha autorizzato i lavori esecutivi di autostrade previsti in autunno. Intanto
ieri il CDA di Autostrade ha confermato lo stanziamento di un fondo da mezzo miliardo di euro. Soldi per ricostruire il ponte in 8 mesi, ma anche per sostenere le famiglie delle vittime, la viabilità alternativa, ma anche la sospensione del pagamento del pedaggio nei tratti autostradali genovesi. Ed è polemica con il Presidente del Consiglio, che parla di una somma modesta, almeno da quadruplicare. Eh sì, la viabilità alternativa, anche quella interna al porto, è uno dei dossier, dei temi che restano sul tavolo delle istituzioni. Soluzioni da trovare al più presto per mostrare quella parte più produttiva e comunque vitale e viva della città. Tra un poco meno di un mese arriverà anche il salone nautico e poi naturalmente ci sono le esigenze dei cittadini, anche quelli che torneranno a Genova magari dopo le vacanze e comunque troveranno una città stravolta e colpita. Uno dei nostri inviati. Una Genova, una Liguria divisa in due. Dopo il crollo del viadotto Morandi, nulla potrà essere più come prima, soprattutto per la viabilità e per quel quartiere di Certosa tagliato fuori, isolato con buona parte della Valpolcevera. Ma la vera emergenza per il traffico inizierà da lunedì prossimo, quando finiranno le vacanze per tutti o quasi i genovesi. Per collegare la vallata, che conta più di 80.000 abitanti, al centro della città, ci sono solo due soluzioni: o l'autostrada, oppure uno scollinamento pieno di curve che allunga il percorso di 12 chilometri. Prima qui c'erano altre tre strade chiuse perché su di loro incombe quel che resta del ponte. Si stanno studiando tutte le alternative, soprattutto per collegare Ponente e Levante, compresa la nuova strada che passerà all'interno delle acciaierie della Ilva, che vediamo in queste immagini dall'elicottero. L'emergenza continua nel quartiere di Certosa, non solo per gli sfollati di Via Porro, ma per tutte le attività commerciali della zona rossa, con molte aziende che rischiano la chiusura. Andando principalmente su un lavoro riferito al passaggio della gente, quindi abbiamo sempre puntato moltissimo sulla posizione. Interrompendo questo flusso, evidentemente per noi il lavoro si azzera. Siamo ai confini della zona rossa, quindi a Fillac, nella parte nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. La notizia di oggi è che è stata ancora chiusa nuovamente per forse scricchiolii, forse problemi alla struttura, questo non possiamo dirlo ovviamente. È l'unica zona che rimane un po' viva del quartiere, c'è il punto di ristoro, c'è l'angolo degli psicologi, insomma si cerca di far di tutto per aiutare la popolazione di Certosa in serie difficoltà. La situazione per gli sfollati e per il quartiere di Certosa potrebbe diventare ancora più critica nelle prossime ore. C'è il rischio reale di un crollo delle due campate ad est, quelle sopra le case e sopra la strada principale. Una riunione in prefettura sta decidendo se allargare ancora di più i confini della zona rossa. Ciò implicherebbe per molti non poter rientrare nelle loro abitazioni. Quel moncone è pericolante ed è stato reso noto proprio oggi che la commissione ispettiva del Ministero ha messo nero su bianco che quel che rimane del ponte è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Il quartiere ora è disabitato, il silenzio surreale è interrotto dagli scricchioli sinistri di quel che resta del viadotto. E poi dicevamo, naturalmente c'è il fronte che contrappone fin dalle prime ore dopo il crollo la posizione dell'esecutivo a quella che è la responsabilità di Società Autostrade, quella rottura, quell'iter di revoca della concessione già avviato dalla lettera del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ma di mezzo c'è un dibattito che mette in contrapposizione anche le diverse anime dell'esecutivo, che riguarda la nazionalizzazione non solo della nostra rete autostradale, un progetto che potrebbe allargarsi e che nel caso invece delle autostrade potrebbe vedere l'inserimento e il ruolo strategico di Cassa Depositi e Prestiti. Rivedere le concessioni relative alle reti del gas, dell'elettricità, della telefonia e aggiungo anche le concessioni ferroviarie e radiofoniche, dell'acqua minerale, delle telecomunicazioni e delle televisioni, le derivazioni idroelettriche. E se qualcuno in passato ha fatto favori a queste aziende concessionarie, è arrivato il momento di mettere ordine. È il sottosegretario alla presidenza Stefano Buffagni a rafforzare oggi la posizione a 5 Stelle, dilatando su vasta scala, ne sono state contate addirittura 35.000, il tema concessioni. Il tema è quello storico, tornata a galla ora, dopo l'Ilva di Taranto, con Autostrade.
dallo smaltimento rifiuti al gas, dai trasporti all'acqua, sul quale già si pronunciò un referendum mai rispettato, il massimo comune divisore resta lo stesso. La mancanza di trasparenza nelle assegnazioni, la pochezza degli introiti pubblici rispetto a quelli privati, 100 milioni contro 15 miliardi solo nel settore degli stabilimenti balneari, per esempio. E siccome concessione fa rima non solo con revoca, ma soprattutto con nazionalizzazione, riecco il dibattito aperto in uno scenario che trascende maggioranza opposizione. Perché se i 5 Stelle del pubblico hanno sempre fatto una bandiera, la Cassa Depositi e Prestiti può svolgere un ruolo di regia della politica industriale, dice stamani Buffagni, le frenate della Lega, dopo Giorgetti anche il governatore del Veneto Zaia, paiono più in sintonia con Forza Italia che con gli alleati di governo. Mentre il PD con Martina pare aprire ora a un dibattito serio sul ruolo dello Stato e sulla salvaguardia dell'interesse generale. Il ruolo dello Stato deve restare quello del regolatore, non del gestore, dichiara Toti, presidente della regione Liguria. La nazionalizzazione sarebbe la risposta sbagliata a un problema giusto. Rimandando così alla questione delle questioni trasparenza e controllo. Il sistema paese è inadeguato, nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità, sconvolgente. A confermare l'allarme diffuso arriva ora anche il presidente dell'anticorruzione in persona, Cantone. Dice di aver chiesto gli allegati economici della convenzione con Autostrade, pubblicata dall'ex ministro Delrio a suo tempo. Abbiamo scritto che vanno pubblicati, ma sono ancora segreti, lamenta Cantone, che su Autostrade osserva come un carrozzone in perdita sia diventato, dopo la privatizzazione, una gallina dalle uova d'oro. Qualcosa non funziona, a cominciare dal fatto che finora non una sola concessione è stata messa a gara alla faccia delle norme europee. Naturalmente gli occhi puntati su Genova e su quel porto, così come su un altro porto alla ribalta in queste ore, perché al largo del porto di Catania in rada c'è la nave E-18. Siamo alla settima notte passata di fatto in mare per quegli oltre 170 migranti, peraltro è stata una notte molto complicata anche dal punto di vista meteorologico, ma tant'è, vedono il porto, non possono sbarcare. Su questo il ministro Salvini è stato chiaro e comunque non rimarranno, anche se arriverà dall'Unione Europea quella in qualche modo condivisione di responsabilità e rassicurazione sulla nuova ripartizione dei migranti. Il braccio di ferro resta anche quello con Malta, che non solo ha risposto ma anche rilanciato, sottolineando che le mancanze sono mancanze di impegni da parte del governo italiano ed entrato nello specifico. E poi ci sono le procure che si muovono, non una ma più procure, perché quella è una nave che si è mossa e si muove, e soprattutto la procura di Agrigento per quella che è la situazione dei migranti ancora a bordo. La procura di Agrigento indaga per illecito trattenimento, una sorta di sequestro di persona, ai danni dei passeggeri della nave 18 bloccati in porto a Catania. Un'ipotesi di reato praticamente inedita, mai contestata prima nelle storie di migranti. I magistrati sono abbottonatissimi, stanno valutando se ci siano gli estremi per un intervento con la procura dei minori, che chiede di sbarcare immediatamente, come prescrivono le regole, i più piccoli e i soggetti più vulnerabili. Nave 18, imbarcazione della Guardia Costiera, è ormeggiata a Catania da lunedì sera, col Viminale che continua a negare l'autorizzazione allo sbarco. I 177 migranti a bordo soccorsi a 17 miglia da Lampedusa la notte del 16 agosto non possono scendere, e nemmeno l'equipaggio, nemmeno il capitano. Sul ponte, sotto un telone verde che stanotte li ha riparati dalla pioggia, i profughi, per lo più di origine eritrea, fanno asciugare le felpe, i vestiti, le loro cose e pregano. Fuori dal molo un sit-in in solidarietà, facciamoli scendere, siamo umani. Una manifestazione in programma per questa sera, verranno portate arancine da offrire ai migranti. Il ministro delle infrastrutture Toninelli, da cui dipendono i porti, aveva annunciato una soluzione entro oggi, ma il ministro dell'interno Salvini continua col suo braccio di ferro. Io non mollo, non sono previste novità, riferiscono dal Viminale. Uno stallo che provoca malumori all'interno della Guardia Costiera. Il primo luogotenente Antonello Ciavarelli critica il governo, situazione imbarazzante. Il Quirinale osserva con attenzione, già il 12
luglio scorso il Presidente della Repubblica era dovuto intervenire per sbloccare la situazione dei profughi trasferiti dalla Vos Thalassa e trattenuti sempre sulla 18. Il governo ha consentito l'attracco a Catania come scalo tecnico, ripetono dal Viminale, in attesa che l'Europa risponda alla richiesta di redistribuzione dei migranti. Salvini accusa Malta di non rispettare gli accordi presi, ma il governo della Valletta replica l'Italia a non aver rispettato i suoi impegni rispetto ai migranti sbarcati a Malta dalla Lifeline il 27 giugno scorso. E il ministro dell'Interno Farrugia conferma la notizia dell'ultimo intervento in mare. Un barcone soccorso da una nave delle forze armate a 68 miglia a sud dell'isola. Il barcone era in pericolo di affondare, a bordo 100 persone e 2 cadaveri. Unione Europea che prende ancora tempo. Poco fa fonti dell'Unione Europea hanno detto la soluzione della nave 18 resta un imperativo umanitario. I contatti con gli altri stati sono qualche modo all'ordine del giorno dalla giornata di domenica, quando l'Italia ci ha contattato. Lo sbarco resta subordinato a proprio quella condivisione della ripartizione voluta e richiesta dal ministro Salvini. Andiamo adesso alla tragedia nel parco del Pollino, il bilancio definitivo. Le ricerche sospese, ci sono 10 vittime, 11 feriti, un paio ancora in gravi condizioni, ma come sempre capita nel nostro paese è solo dopo la tragedia che ci si interroga su quelle che erano le misure di sicurezza e anche le condizioni atmosferiche che andrebbero sempre valutate quando si ha a che fare con le forze e gli imprevisti della natura. L'allerta meteo c'era, era gialla, quel che è chiaro è che la condivisione di informazioni e di regolamenti che pur c'erano tra i vari comuni non ha funzionato come doveva. I soccorritori hanno deposto gli elmetti, si sono diradate le nubi sul canyon del Pollino, trasformatosi lunedì scorso in un cimitero per 10 persone. I funerali di Stato per loro non ci saranno, ma ora a Civita, in Calabria, è l'ora della ricerca delle responsabilità. Bisognerà capire se i morti, tra cui uomini esperti di montagna, sono state vittime sfortunate di una tempesta perfetta, di una bomba d'acqua imprevedibile, o se invece questa tragedia estiva si sarebbe potuta evitare, perché le condizioni per scendere nelle gole, quantomeno nelle zone più impervie, quel giorno non c'erano. Un'allerta meteo gialla infatti era stata diramata lunedì dalla Protezione Civile e bisognava ascoltarla, accusa oggi Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in visita a Civita, dove ha incontrato anche gli 11 feriti, tranne la bambina che ha perso entrambi i genitori, ricoverata al Gemelli di Roma. Per quanto riguarda questi fiumari, questi torrenti, le piene possono essere repentine. E bisogna avere un governo del territorio e una pianificazione comunale di protezione civile nota a tutti quanti, perché noi dobbiamo fare in modo di prendere questo punto da queste tragedie e migliorare. Nessun cittadino o associazione ha segnalato mai situazioni di pericolo all'interno delle gole, replica il sindaco di Civita Alessandro Tocci. Eppure un regolamento c'era. Era stato approvato lo scorso febbraio dal Consiglio Comunale di Civita. Tra le disposizioni è previsto il divieto di accesso alle gole a minori di 10 anni e l'obbligo di attrezzatura specifica. Ma l'aveva firmato solo il comune di Civita, si difende il primo cittadino Tocci, non ancora gli altri comuni su cui insiste il parco. Inutile in queste condizioni vietare gli accessi. Ma anche sul filo dei regolamenti e delle allerte diramate si muoveranno le due inchieste sul tavolo. Quella della procura di Castrovillari, che ha aperto un fascicolo ipotizzando le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazioni e omissioni d'atto d'ufficio. L'altra, annunciata ieri dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Allora andiamo agli esteri. Gli Stati Uniti e Donald Trump nel giro di un'ora sono arrivati da due tribunali diversi, distanti a centinaia di chilometri, due decisioni che seppur indirettamente mettono e complicano la situazione giudiziaria e personale di Donald Trump, Russiagate e non solo, in un momento in cui il presidente americano sceglie di rilanciare sui dazi e ci arriveremo, però sono queste vicende in vista possibile nella possibilità che lo stesso presidente americano venga poi ascoltato, dicevamo, la sua situazione si complica e non poco.
Doppia batosta per Donald Trump, arrivata quasi in contemporanea dalle vicende legali di due suoi ex strettissimi collaboratori. La prima è il verdetto dei giudici della Virginia che, seppur non trovando l'unanimità su tutti i 18 capi di accusa, hanno condannato per 8 imputazioni Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale del presidente americano. Adesso rischia di finire la sua vita in prigione per frodi fiscali relative ai soldi incassati quando faceva il consulente per politici ucraini. Il secondo duro colpo è arrivato pochi minuti dopo da Michael Cohen, ex avvocato storico di Trump, ma soprattutto suo grande confidente che un tempo affermava di essere disposto persino a prendersi un proiettile per proteggere il presidente. Ieri invece ha deciso di consegnarsi all'FBI e di dichiararsi colpevole di una serie di accuse, dalle frodi bancarie e fiscali per 20 milioni di dollari, pare, alle violazioni delle regole finanziarie della campagna elettorale. In particolare Cohen ha riconosciuto di aver violato queste leggi pagando due donne e di averlo fatto in coordinamento e sotto la direzione di un candidato a un incarico federale. Non ha fatto il nome del candidato, ma sull'identità non ci sono dubbi. Soprattutto si sa che le due donne sono la pornostar Stormy Daniels e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Entrambe dicono di aver avuto una relazione con Trump e il denaro versato nel 2016 è servito per comprare il loro silenzio ed evitare danni alla campagna elettorale. In cambio della confessione, Cohen potrebbe scontare 3-4 anni di carcere, molti meno della decina che rischiava. A questo punto, entrambi i casi giudiziari seguiti dall'FBI potrebbero confluire nell'inchiesta Russiagate sulle interferenze russe durante le presidenziali, guidata dal procuratore speciale Robert Mueller. Cohen e Manafort potrebbero decidere di collaborare con Mueller, fornendo altre informazioni compromettenti sul presidente. Trump si dice dispiaciuto per Manafort, lo definisce un bravo uomo, pensa addirittura un'ipotesi di grazia, però tiene a sottolineare che tutto questo non ha nulla a che vedere con il Russiagate, che, ripete, è solo una caccia alle streghe. Sul caso Cohen invece si è espresso il suo attuale avvocato Rudy Giuliani, che ha precisato: non c'è riferimento ad alcun illecito da parte del presidente nelle accuse del governo verso Cohen. Dicevamo che Donald Trump è stato molto chiaro invece su un'altra vicenda, quella dei dazi, rilanciando dazi del 25% su ogni auto che arriverà dall'import dall'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio quello che ha detto Donald Trump. Lo ha fatto durante un comizio in West Virginia. Era andato per promuovere la sua politica di riapertura delle centrali a carbone. L'ennesima minaccia arriva nel giorno in cui si riapre peraltro il tavolo negoziale con la Cina, proprio per evitare un'escalation nella guerra commerciale. Non mi aspetto risultati, aveva detto ieri il presidente americano. Tace invece per il momento il segretario al commercio Ross, secondo il quale non sono state prese decisioni definitive. Silenzio anche dall'Unione Europea, peraltro ricorderete che meno di un mese fa il presidente Juncker era proprio alla Casa Bianca per congelare le minacce sui dazi di Donald Trump. Le case automobilistiche tedesche nei giorni scorsi avevano rilanciato un negoziato per il taglio completo delle barriere mondiali. Andiamo ad aggiornare, perché non è certo un caso chiuso neanche dal punto di vista giudiziario, quello che riguarda la nostra attrice Asia Argento. Un paio di giorni di silenzio e poi la sua versione dei fatti rispetto al rapporto sessuale che lei nega con l'allora minorenne attore Bennett. Non nega invece di aver versato dei soldi sul conto dell'attore americano, ha le sue ragioni, le spiega, ma dagli Stati Uniti e sui media mondiali si rilanciano invece prove che metterebbero nei guai l'attrice paladina del Me Too. Secondo il sito americano di gossip TMZ, questo selfie sarebbe la prova che tra Asia Argento e Jimmy Bennett un rapporto in effetti ci fu, o almeno che i due su un letto insieme ci sono stati. TMZ pubblica oggi anche una serie di sms che, sostiene il sito, l'attrice avrebbe scambiato con il suo compagno, lo chef e divulgatore Anthony Bourdain, morto l'8 giugno scorso. L'attrice ieri, tramite una nota affidata al suo legale, aveva seccamente smentito di aver mai avuto una relazione sessuale con Bennett. E aveva affermato di aver pagato il ragazzo, o meglio che a pagarlo era stato di fatto Bourdain, solo per aiutarlo in un momento di grande difficoltà e soprattutto per liberarsi di una fonte di seccature, anche considerando che le richieste di denaro dell'attore arrivavano proprio nel momento in cui l'Argento era più mediaticamente esposta alla testa del movimento Me Too e nei suoi attacchi contro l'ex re di Hollywood Harvey Weinstein. Gli sms che il sito attribuisce all'attrice e al suo compagno confermerebbero da una parte che fu Bourdain
a insistere per il pagamento, anzi a pagare di tasca sua. Non è una missione di niente, nessun tentativo di comprare il silenzio, semplicemente un'offerta per aiutare un'anima torturata che sta cercando disperatamente di sfillare denaro, si legge. Ma ci sono passi anche in cui le parole sembrerebbero contraddire la versione di Asia. Non è stato stupro, ma ero gelata, lui era sopra di me dopo avermi detto che sono stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni. Anche il New York Times, il quotidiano che ha rivelato la vicenda, oggi insiste e risponde alle smentite dell'argento. Cita tra le prove in suo possesso il selfie pubblicato da TMZ e altri documenti che, dice, gli sono stati recapitati tramite una mail anonima. Il giornale, peraltro, pubblica anche un pezzo della corrispondente da Roma che difende l'argento. La stampa italiana, si legge, l'ha massacrata come ha sempre fatto durante tutta la sua carriera. E veniamo al calcio, innanzitutto la parte più importante e significativa, la Lega che si mobilita per Genova e la popolazione, un fondo istituito e poi la scritta Genova nel cuore sulle maglie con cui i giocatori scenderanno nella seconda giornata. Saranno, questa è la tendenza evidenziata nel primo turno, molti giocatori stranieri e pochi giocatori di Serie A, record negativo assoluto nella nostra storia, non certo un buon segnale per il lavoro di Roberto Mancini come CT, e poi i segnali si attendono dalle milanesi. Il Milan che deve ancora esordire, l'Inter che ha steccato la prima e si ritroverà l'ex tecnico Mazzarri di fronte. Milano al palo, Milano ferma 0 dopo l'alba del campionato, nessuna traccia di punti con un significato completamente opposto. Mortificante per l'Inter di Spalletti che contro il Sassuolo ha sollevato diversi dubbi legati alle scelte del tecnico che non si è disimpegnato al meglio tra la necessità di partire bene e l'esigenza di amalgamare i nuovi. Deficitaria la mossa di schierare Samoa a centrocampo e Dalbert esterno basso. Quest'Inter ha bisogno di Nainggolan che non ha ancora potuto dare il suo contributo per l'infortunio. E servono le iniziative di Perisic anche se non al top dopo il Mondiale. La voglia di riscatto nerazzurro domenica passa dalla sfida con il Torino dell'ex Mazzarri. Con il freno a mano tirato anche il Milan, ma solo perché la partita con il Genoa non si è giocata per la tragedia nel capoluogo ligure e sarà recuperata il 31 ottobre. E allora si attende con curiosità il debutto della formazione Gattuso, che ha vissuto l'estate del ribaltone prima societario e poi tecnico. E sarà il battesimo in campionato con il nuovo club anche per l'acquisto di Russo Higuain. E guarda un po' che ti combina il calendario. Il Pipita scatenerà la febbre del sabato sera al San Paolo contro il suo Napoli, che non pensava di trovarselo di fronte con una maglia diversa da quella della Juve. Si ripete l'incubo per i difensori napoletani perché Higuain ha segnato 5 gol in 4 gare e naturalmente l'osservato speciale. Ma gli occhi della gente di Napoli punteranno molto sulla figura di Carlo Ancelotti, il remira delle panchine in Italia e in Europa. È partito subito con il piede giusto, adesso si trova di fronte al Milan, un pezzo nobile delle sue vicende umane e professionali. È la prima volta da quando ha lasciato la famiglia rossonera nel 2009. Le sue strategie della partita si incroceranno con quelle di Rino Gattuso, fedele scudiero negli 8 anni carichi di trionfi. Interiormente sarà più emozionato Gattuso, che è ancora un novizio come allenatore, anche se nel campionato scorso è arrivato terzo nel girone di ritorno. Ancelotti ha già preso le distanze dall'integralismo di Sarri, coinvolgendo nel progetto più calciatori, ad esempio Zielinski e Diawara. Il tecnico rossonero sabato, intorno ad Higuain, avrà una squadra sperimentale. Çalhanoğlu squalificato, Caldara deve ancora abituarsi alla difesa 4, potrebbe debuttare da titolare Bakayoko. Dunque ci fermiamo su un attimo a pubblicità, poi torniamo in diretta anche agli aggiornamenti con il nostro inviato da Genova, Paolo Colombo, tra poco. Dunque di nuovo insieme col telegiornale, vi dicevo, avevo promesso gli ultimi aggiornamenti che riguardano Genova, quel che resta del Ponte Morandi, ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato. Allora Paolo, qual è la situazione e gli ultimi aggiornamenti? Gli ultimi aggiornamenti che ahimè non sono del tutto confortanti, anzi direi parecchio gravi per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla prefettura. A far paura è il troncone 10, il pilone 10, quello che vedete esattamente dietro le mie spalle. C'è stata una riunione d'emergenza, il prefetto di Genova Fiamma Spena ha detto chiaramente: abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato, quindi questo è quello a rischio di maggior crollo, è quello che potrebbe finire sulle abitazioni di Via Porro e sulla restante via Walter Fillax. Ciò significherebbe proprio, non si passa da quella strada, ma se crollasse lì veramente la situazione diventerebbe drammatica per Genova, perché l'arteria principale è chiusa dal crollo di martedì 14. I magistrati sono stati chiari, hanno detto nel caso ci fosse la necessità siamo pronti a liberare dal blocco che c'è in corso il cantiere
quartiere. In questo caso interverrebbero anche le squadre di emergenza dei vigili del fuoco in una corsa contro il tempo per cercare di smantellare il ponte. E per adesso direi è tutto. A te Cristina. Grazie, grazie Paolo Colombo per gli aggiornamenti che naturalmente ritroverete insieme a tutte le altre notizie nel TG delle 20, a cui vi rimando noi. Se volete ci vediamo domani 13:30 come sempre.